Bene, mi sembra chiaro che le violazioni dei diritti umani nei confronti di Cover, di Sanzov, di Kolchenko vanno appunto sottolineate e vanno condannate da questo Parlamento. Quello che però noto è che lo strumento appunto lo strumento della discussione per le violazioni dei diritti umani viene utilizzato in maniera non proprio efficiente, non proprio opportuna. Spesso e volentieri c'è una parte di questo Parlamento che lo utilizza soltanto per fare degli attacchi politici mirati nei confronti di determinati stati piuttosto che altri. Questo purtroppo è quello che abbiamo notato nel corso di questo anno, oltre al fatto che spesso e volentieri non si riesce a dare seguito a quelle che sono le votazioni su queste risoluzioni. Quindi, insomma, quello che mi chiedo è se riusciamo ad affrontare con lo stesso peso, la stessa misura, tutte le violazioni nei confronti di qualsiasi Stato e non fare continue risoluzioni contro la Russia, a cui poi non segue niente. Grazie.